1-1 del San Nicola tra Bari e Trapani è prezioso solo per gli isolani. Il Bari, dal canto suo, fallisce l'aggancio proprio ai loro danni e soprattutto l'operazione rilancio, chiudendo un mese senza vittorie. Accade tutto nel secondo tempo, aperto dal gol di Mancosu su contropiede ispirato dall'ex Antimo Junco. Per i ragazzi di Roberto Alberti il canovaccio è ormai il solito: tante occasioni sprecate, ma pochissima concretezza sotto rete, il tutto complicato maledettamente dal gol puntualmente subito alla prima disattenzione difensiva. Veemente la reazione del Bari, che colpisce un palo con Cristian Galano e spreca tre occasioni con Daniele Sciaudone e Stefano Beltrame. All'81esimo Francesco Fedato calcia da destra, trovando la deviazione di Terlizzi, che beffa Nordi e vale l'1-1. Nel finale, clamorosa occasione sciupata da Matias Alonso, praticamente sotto una porta vuota. Si resta a quota 9 punti e venerdì si va a casa di Ciccio Tavano. Empoli-Bari sarà davvero una gara da brividi.